Poviglio, la sindaca Cristina Ferraroni, che oltre a fare l'amministratrice locale è un'imprenditrice, e con lei magari possiamo puntare il dito su alcune questioni che interessano al settore produttivo. Beh, io credo che del settore produttivo ci sia tanto da parlare, perché oggi è un momento particolarmente difficile, specialmente per le piccole attività produttive, per le microimprese. Allora, io credo che a livello regionale sarebbe importante un discorso di dialogo sempre più aperto. I centri stanno sparendo, stanno diventando sempre di più dei punti quasi di raccolta, dei dormitori. Bisogna cercare di trovare delle soluzioni in modo che le attività commerciali dei centri storici, dei piccole realtà come la mia di Poviglio, sto facendo il gesto così perché abbiamo la piazza proprio dietro oggi con il mercato, ecco, trovare anche delle agevolazioni che possano essere un incentivo a riaprire all'interno dei centri storici. E l'ultima cosa, la burocrazia. Anche questo per le piccole attività produttive è difficilissimo, perché una microimpresa ha le stesse necessità, gli stessi obblighi, gli stessi vincoli di una grande impresa, di un'industria magari che supera i 50 addetti. Bisognerebbe scegliere per fasce, cercare di trovare un meccanismo di avere una sorta di elemento premiante per le piccole imprese che hanno avuto, diciamo, dei comportamenti validi, delle buone prassi, ecco, le posso definire in questo modo. Due cose le dico a questo proposito che mi derivano dall'esperienza di sindaco. Il rilancio dei centri storici dal punto di vista commerciale dei comuni colpiti dal sisma è stato importantissimo, è un'azione che ancora prosegue. Forse andrebbe studiato uno strumento che vada oltre ai centri storici dei comuni colpiti dal sisma. L'altro tema per quanto riguarda la burocrazia sarebbe rafforzare le nostre unioni dei comuni che hanno i loro interni SUAP, gli sportelli unici per le attività produttive, che potrebbero diventare un elemento di agevolazione nello sveltire le pratiche per tutto il nostro tessuto produttivo e commerciale. Due impegni che mettiamo nello zaino. Perfetto, bravissimo. Grazie a te.